Ragazzi, benvenuti a un nuovo tip. Oggi parliamo del chest mount. Come si vede da qua, ho indossato il chest mount e volevo spiegarvi qual è la migliore inquadratura per quanto riguarda il chest mount utilizzando la bicicletta. Ad esempio, come si può vedere, io l'ho collegata così, un normale attacco con la videocamera rivolta verso il basso. Ovviamente adesso vi farò vedere anche un'inquadratura andando in bicicletta, quindi abbassando lo stomaco, la schiena, l'inquadratura sarà per terra, sarà sul pavimento, quindi in realtà questo non è l'attacco giusto. Allora, come si vede ora, la cosa migliore è girare la GoPro al contrario, quindi in questo modo, abbassando la schiena, avremo una visuale rivolta di fronte a noi, quindi alla strada e all'eventuale braccia che si vedono con l'attacco GoPro. Questa è la cosa migliore da fare. La cosa che consiglio io, una cosa ancora migliore, è attaccare un altro attacco, il J-Hook, che è questo qua, quindi quello che trovate direttamente nella confezione della GoPro quando andate ad acquistarlo. Ecco qua, una volta montato il J-Hook al contrario, quindi con la GoPro al contrario, andiamo a inserirlo nel nostro chest mount, eccolo qua. Qui abbiamo anche la possibilità di regolarlo, quindi se andremo su una bicicletta da corsa, quindi la posizione della schiena è più bassa, potremmo regolarla, mentre più sarà la posizione eretta, quindi un eventuale scooter oppure motocross, possiamo metterla così in posizione verticale, così da poter inquadrare al meglio la strada. Adesso farò tre prove, sia con la GoPro normale, quindi rivolta verso l'alto, e due prove con la GoPro verso il basso, con l'attacco classico e con l'attacco J-Hook. Questo nuovo tip, vedremo diversi attacchi per quanto riguarda il running, quindi la corsa, proverò a